Siamo alla seconda puntata, Pompei. Insomma, tutti siamo stati a Pompei, spero, e se no sapete che sta vivendo una seconda vita proprio per l'attenzione del nuovo ministro, della riforma alle sovrintendenze. E mi ha colpito una cosa, che Pompei viene sepolta dall'eruzione del Vesuvio il 24 agosto del 69 dopo Cristo. 24 agosto è la stessa data del terremoto di Amatrice. E era un luogo che aveva subito già nel 62 dopo Cristo un terremoto. Insomma, questo per ricordare quanto questa penisola sia fragile e quanto lavoro c'è da fare ancora per mettere in sicurezza il nostro straordinario patrimonio. Oggi abbiamo tre relatori, insomma, d'eccezione, a cominciare dal più importante archeologo che si è occupato e storico di Pompei, che è il professore Fausto Zevi, che voglio invitare a raggiungerci. Professor Zevi, eccolo, prego. Ben arrivato. Poi abbiamo il nuovo e dinamico sovrintendente del Parco Archeologico di Pompei, di Ercolano e di Stabia, che è Massimo Osanna, anche professore di archeologia classica presso l'Università Federico II di Napoli. E poi il nostro amato professor Strinati, che è il nostro moderatore. Che è stato per 30 anni sovrintendente qui, per tanti anni a Roma, a cui passo il microfono perché oggi ha anche un compito tutto suo, che è quello di introdurci in questa magica vicenda, magica, terribile, ma straordinaria storia che è quella di Pompei. Buona mattina. Cari amici, buongiorno. Allora, oggi la giornata reca il titolo Pompei, storia, leggenda e mito di una città romana. Già il direttore Calvi ha rimarcato il fatto che tra i numerosi argomenti che trattiamo in queste sei giornate, questa è la seconda, è certamente la fama, la rilevanza dell'argomento è tale che non ha bisogno di particolari sottolineature. Ascolteremo prima il professor Fausto Zevi, è stato già presentato da direttore Calbi. Fausto Zevi, come voi sapete, è archeologo, storico dell'arte, professore emerito di archeologia e storia dell'arte greca e romana alla Sapienza, Università di Roma, e accademico dei Lincei, studioso di fama internazionale, uno dei nostri grandi. E poi ci sarà l'intervento di Massimo Osanna, che in questo momento è effettivamente uno dei grandi protagonisti dell'archeologia, degli studi e dell'amministrazione nel nostro paese, con una rilevanza, è ovvio, assolutamente internazionale. E Osanna è il direttore generale della Soprintendenza Pompei. E i due studiosi, professore naturalmente, professore di archeologia classica presso l'Università Federico II di Napoli, e i due colleghi ci accompagneranno su due grandi filoni tematici. Zevi svilupperà uno dei punti cruciali della storia di questa città, cioè la crisi e il crollo della cultura ellenistica a Pompei.
che è uno dei grandi temi storiografici che sono stati dipanati intorno a questa città. Ci parlerà dell'arrivo dei veterani di Silla, che significano proprio questo fatto. Ci parlerà della Casa del Fauno, uno dei monumenti più rilevanti. Quindi ci guiderà in un punto essenziale della tematica storica inerente a Pompei. Il professor Osanna invece svilupperà le tematiche che sono ora di sua stretta competenza, diciamo così, quella che possiamo definire la seconda vita di Pompei, no? La rinascita oggi in un clima nuovo, sia sotto il profilo amministrativo, gestionale, culturale. Ci parlerà in parole povere di quello che è stato definito il grande progetto Pompei. Questo progetto, già elaborato qualche anno fa, giunto già a una prima fase di elaborazione già nel 2012, entrato però nel vivo in realtà da poco, diciamo dal 2014, è per noi motivo di ragguardevole interesse. E il professor Osanna ce ne dirà. Pompei è uno dei grandi temi della storia, dell'arte, dell'archeologia, della cultura, si potrebbe dire dell'umanità, la rinascita di una intera città, per la verità, prima di Ercolano, come sapete, poi di Pompei. In realtà ciò è avvenuto quasi per una fatalità storica, quasi quasi perché i tempi lo richiedevano. La riscoperta di Ercolano, di Pompei soprattutto, avviene nel 18, nel, sì, sì, nel 1700, insomma. Prima, sapete, riemerse Ercolano, già dai primissimi anni del Settecento. Poi, tra l'altro, con i soliti equivoci che sempre sono legati allo scavo archeologico. In un primo tempo non si era capito che cosa fossero veramente quei ritrovamenti sensazionali. Ci vollero parecchi anni perché Carlo di Borbone creasse i presupposti perché si scavasse sistematicamente nell'area che poi è stata riconosciuta essere Pompei. In realtà bisogna arrivare quasi alla metà del secolo, del 1700. Di solito noi leggiamo nella storiografia artistica che una data di riferimento è il 1748. In quell'anno, più o meno, gli storici dell'arte, dell'archeologia, fissano la riscoperta di Pompei. In realtà le cose non sono esattamente andate così, ma resta il fatto che da quel momento effettivamente comincia a riemergere Pompei, che poi di fatto ancora oggi, cioè possiamo dire, è un work in progress. La riscoperta di Pompei continua ancora adesso. Però non c'è dubbio che negli anni che vanno dal 1748, diciamo al 1763, dico questa data, possiamo dire che rappresentano nella storia dell'umanità un momento cruciale, cioè la nascita di un'idea di archeologia che per larga parte è ancora molto la nostra e che precedentemente, prima di quel periodo, esisteva, certamente. Però in un modo diverso, con una mentalità diversa, con una forma mentis diversa. Perché mi sono permesso di indicare una data come il 1763, questi 15 anni più o meno, che sono stati proprio l'età eroica della nascita dell'archeologia moderna? Perché nel 1763 fu pubblicato in prima edizione quello che per molto tempo, quel libro, La storia dell'arte e dell'antichità, del Winckelmann, che diciamo è considerato di solito nei trattati, noi leggiamo che quel libro ha segnato una tappa fondamentale negli studi di archeologia e storia dell'arte antica.
Winckelmann, voi lo sapete, il grande ricercatore tedesco, che appunto scrisse questo libro che oggi è citatissimo, ma non molto letto se non dagli specialisti della materia, in cui delineò quella concezione che noi adesso con una parola sola definiamo il neoclassicismo. L'antico considerato, l'antico visto soprattutto nella statuaria, naturalmente, considerato come la sede stessa dei concetti di armonia, equilibrio, bellezza, nitore, chiarezza di idee, calma, che caratterizzano, non solo caratterizzano l'idea della persona matura in sé, colui il quale, avendo conosciuto il turbine dell'esistenza, continua a conoscerlo, ma lo domina attraverso la raggiunta consapevolezza di sé, attraverso l'immagine artistica e peculiarmente l'immagine artistica dell'antichità greca. Winckelmann sostenne la tesi che è nella grecità che possiamo individuare questo elemento fondamentale il classico inteso come pacificazione, come equilibrio di tutte le passioni, ma manifestazione delle stesse. Sapete il famoso paragone di Winckelmann che diceva è come l'oceano, può essere tempestoso quanto si vuole, ma sempre sulla superficie. Se scendiamo negli abissi, la calma del mare è intoccabile, è sempre tale, rimane, è assoluta, non è vero per niente, però come sempre, come sovente accade nella storia, le grandi idee, i grandi concetti che ci convincono si basano sovente su presupposti del tutto arbitrari, ma questo fa parte della storia della scienza, la scienza e la storia medesima sono così. Pompei corrispondeva invece a un'idea tutta diversa della riscoperta della classicità. Una città intera emergeva dalla terra con una dimensione che al Winckelmann e a coloro che lo seguivano interessava un po' meno. La casa, la quotidianità della vita, interrotta di colpo dall'eruzione e ora a mano recuperata. Ma nella quotidianità la classicità emerge ancor meglio e con una forma diversa, e su questa tematica hanno lavorato e lavorano tuttora l'immagine del Winckelmann della classicità è l'Apollo del Belvedere, è vero, una statua, l'Apollo del Belvedere, l'Antino, il Laocoonte stesso, vale a dire la statua che veicola verso di noi un'idea di pulizia mentale, di ordine, proprio di pulizia anche letterale, bianca, come dire, come poi la interpretò Canova, seguendo un po' le idee winckelmanniane. La città che riemerge dalla terra è, per così dire, sporca, nel senso che quel nitore, quell'equilibrio, no, non c'è. C'è invece il residuo della vita vera, la quale vita vera non è l'olimpica serenità e immobilità in qualche modo winckelmanniana, e questo fatto permise di sviluppare un dialogo sul senso del recupero della classicità che è tuttora il nostro. E sapete che in due lettere di Plinio il Giovane, il nipote di Plinio il Vecchio, che era a Capomiseno e che assistette all'eruzione del Vesuvio e si mosse sia per motivi scientifici, Plinio il Vecchio era un sommo studioso, sia per vedere di soccorrere le popolazioni. Naturalmente ci rimase, ma la narrazione di Plinio il Giovane è la prima testimonianza notevolissima dell'eruzione del Vesuvio e della fine di Pompei. Allora abbiamo pensato di accompagnare le due conferenze con due letture tratte da la prima e la seconda lettera di Plinio il Giovane,
e sarà Alessandro Minati, un giovane e valente attore, che ci leggerà questi testi. Quindi adesso Alessandro Minati leggerà dei passi dalla prima lettera di Plinio il Giovane. Mi chiedi che io ti esponga la morte di mio zio, per poterla tramandare con maggiore obiettività ai posteri. Te ne ringrazio, in quanto sono sicuro che se sarà celebrata da te la sua morte, sarà destinata a gloria immensa. Mio zio si trovava a Miseno, dove comandava la flotta, il 24 agosto. Nel primo pomeriggio mia madre attirò la sua attenzione su una nube di straordinaria forma e grandezza. Lo zio allora si fece portare i sandali e salì in una località che offriva le migliori condizioni per contemplare il fenomeno. Vide levarsi una nube. Chi guardava da lontano non riusciva a capire da quale montagna. Si seppe poi che era il Vesuvio. Nessun'altra pianta, meglio del pino, ne avrebbe potuto riprodurre la forma. Infatti, slanciandosi in su, in modo da suggerire l'idea di un altissimo tronco, si allargava poi in quelli che si sarebbero potuti chiamare dei rami. Credo che il motivo risiedesse nel fatto che, innalzata dal turbine subito dopo l'esplosione, poi privata del suo appoggio o anche vinta dal suo stesso peso, si dissolveva, allargandosi. Talora era bianchissima, talora sporca e macchiata, a seconda che avesse trascinato con sé terra o cenere. Nella sua profonda passione per la scienza, egli ritenne che il fenomeno dovesse essere osservato meglio e studiato più da vicino. Ordinò allora che gli si preparasse una nave e mi offrì la possibilità di andare con lui. Gli risposi che preferivo proseguire i miei studi. Mentre usciva di casa ricevette un messaggio di Rectina, moglie di Tasco, atterrita dal pericolo che vedeva sovrastarla. La sua villa era infatti ai piedi del Vesuvio e nessuna possibile via di scampo vera tranne che con le navi. Supplicava d'essere sottratta a tale pericolo. Zio allora dette ordine di porre in mare le navi e si imbarcò egli stesso per portare aiuto non alla sola Rectina, ma a molti altri. S'affrettò così proprio là dove altri fuggivano e dritto col timone volto verso il pericolo, così privo di paura da dettare e descrivere tutti i fenomeni della tragedia così come si compiva esattamente davanti ai suoi occhi. Già, la cenere pioveva sulle navi, sempre più calda e densa, quanto più esse si avvicinavano. Dopo una breve esitazione, indeciso se tornare indietro come gli suggeriva il pilota, esclamò: «La fortuna aiuta gli audaci. Dirigiti verso la villa di Pompeiano». Pompeiano nel frattempo aveva trasportato le sue navi riempiendole delle sue masserizie, determinato a fuggire non appena si fosse calmato il vento contrario. Per mio zio invece il vento era pienamente favorevole, così che in poco tempo raggiunse la villa, abbracciò l'amico tutto spaventato com'era, lo confortò e gli fece animo per smorzare la sua paura con la propria serenità. Nel frattempo dal Vesuvio risplendevano in parecchi luoghi delle lunghissime strisce di fuoco e degli incendi, i cui bagliori erano messi in risalto dal buio della notte. Mio zio insisteva nel dire che si trattava di fuochi lasciati accesi dai contadini nell'affanno di mettersi in salvo e di ville abbandonate che bruciavano nella campagna. Poi si abbandonò al riposo. Il suo respiro, a causa della sua corpulenza, era piuttosto profondo e rumoroso e veniva percepito da coloro che andavano avanti e indietro alla sua soglia. Il cortile da cui si accedeva alla sua stanza, riempiendosi di cenere miste a pomici, aveva ormai innalzato tanto il livello che se mio zio avesse ulteriormente indugiato nella sua camera non avrebbe più potuto avere possibilità di uscirne. Svegliato, venne fuori e si ricongiunse al gruppo di Pompeiano, col quale valutò se era preferibile starsene al coperto o andarsene allo scoperto.
sotto l'azione di frequenti ed enormi scosse. I caseggiati traballavano e davano l'impressione di sbandare, ora da una parte e ora dall'altra. E all'aperto c'era da temere la caduta di pomici arroventate. Una paura si impose sull'altra. Decisero allora di riparare il capo con dei cuscini. Questa era la loro difesa contro tutto ciò che cadeva dall'alto. Si recarono sulla spiaggia per verificare se fosse possibile tentare il viaggio per il mare. Così, sdraiato su un panno steso a terra, chiese a più riprese acqua fresca e ne beve. Poi delle fiamme e un odore di zolfo. Spinsero gli altri in fuga e lo ridestarono. Sostenuto da due servi, si alzò e spirò. Dal momento che il vapore che aumentava gli impedì, così io penso, il respiro. Come fu giorno, il corpo di lui fu ritrovato integro, illeso, con indosso i medesimi vestiti ed un atteggiamento più di un uomo che dorme che di un uomo già morto. Allora Fausto, come preferisci? Il professor Fausto Zevi. Un tema come Pompei, non occorre dire, meriterebbe ben altra ampiezza di approfondimenti. Ora, il tempo non mi consente di soffermarmi se non su due momenti della sua storia, focalizzando questa presentazione alle circostanze del passaggio dalla libera città sannitica alla colonia romana tra il secondo e il primo secolo a.C. Infatti, dalla fine del IV secolo a.C., Pompei, al pari delle città vicine della Campania, è completamente sannitizzata, per così dire. La lingua che si parla è l'osco, la lingua osca. Incomincia da questo momento una lunga nuova parabola che, con vicende anche drammatiche ma sostanzialmente senza discontinuità, investe tutta la penisola italiana, che sarà sottoposta alla crescente pressione di Roma e diventerà forzatamente o sua alleata o sua nemica. Pompei, con la Lega di Nocera, sarà costantemente sua alleata. Insieme con i romani, gli italici affronteranno prima gli elefanti di Pirro e subiranno le sanguinose disfatte di Annibale, ma trarranno poi vantaggio dal dilagare della potenza romana in tutto il Mediterraneo, che abbatte uno dopo l'altro i lerni ellenistici formatisi a seguito delle conquiste di Alessandro Magno, cioè la Siria, la Macedonia, Pergamo e infine l'Egitto. Quella che si spiega davanti a noi nell'ellenismo è una Pompei ricca e vivace, in cui le antiche strutture politiche del mondo sannitico vengono reinterpretati alla luce delle istituzioni della Grecità contemporanea. Antichi sodalizi di tipo aristocratico militare, che erano legati alla cavalleria, cioè le vereiai, si trasformano secondo forme vicine a quelle del ginnasio greco, come in questa immagine, con attività ginniche e culturali legate alla preparazione dei giovani. In tutto il comparto presso l'invaso del teatro, che poi vedremo, si sviluppa questo complesso formato dalla palestra sannitica, che vedete qui, e dal foro triangolare, dove eleganti colonnati circondano gli spazi liberi e fiancheggiano la pista per la corsa dello stadio, che era la corsa veloce dei giovani. Ma anche il teatro vicino, di cui adesso parleremo, che era capace di migliaia di posti, con lo spazio libero alle spalle della scena, serviva naturalmente, oltre che per gli spettacoli, anche come luogo di assemblea, così come avveniva nelle città ellenistiche. Allora, se questo settore di Pompei, avanti, è funzionalizzato alle dell'attività di ginnasio e di spettacolo, il foro che vedete assume gradualmente una forma geometrica rigorosa. In fondo, al centro,
su un alto podio sorge il Tempio di Giove, sull'opposto lato sorgono edifici di amministrazione e gli uffici dei magistrati. Sui lati lunghi, gradualmente, dei portici colonnati verranno ad accrescere la nobiltà della piazza, sostituendo le file di taberne, che voi vedete qui, destinate ad alle attività di mercato. Sul lato orientale, occidentale, chiuso in gran parte dal grande recinto del Tempio di Apollo, sopravvive fino all'età dell'eruzione, ecco, questo edificio qui, che è un edificio di altissima qualità architettonica, è aperto sulla piazza con un profondo porticato, ed è la Basilica, una magnifica struttura a navate con un doppio ordine di colonne laterizie, sormontate da raffinati capitelli di tufo in stile corinzio italico, che terminava sul fondo con un tribunale sopraelevato sottolineato da un fastigio a timpano a conferirgli quasi la maestà di un tempio. Le marche di fabbrica in lingua osca che compaiono sulle tegole della copertura assicurano che siamo ancora al tempo della libera città sannitica, e cioè sullo scorcio del secondo secolo a.C. Ora, l'imponenza e la cura di questo edificio rivelano una disponibilità economica che non può spiegarsi se non con la partecipazione dei pompeiani, grazie all'alleanza con Roma, alle grandi iniziative anche commerciali che in un Mediterraneo ormai assoggettato si sviluppavano nel porto franco di Delo, nell'Egeo, ma spingendosi altresì in Oriente, in Egitto, alla ricerca di beni di lusso per soddisfare i gusti dell'aristocrazia romana. Dunque un ceto dirigente locale, intraprendente, dovizioso, desideroso di far grande la propria città, ma anche culturalmente preparato, consapevole degli sviluppi formali dell'architettura del tempo, è capace di attrarre in città maestranze e botteghe di alta qualità. A rappresentare questa elite vorrei introdurvi alla visita presso un gran signore vissuto a Pompei intorno al 100 a.C., cioè il proprietario della Casa del Fauno. A nord del Foro, nella regione Sesta, che è questa, tra il 1830 e il 1832 si scoprì la Casa del Gran Musaico, ora detta del Fauno, che apparve, non a torto, la più greca fra quante se ne fossero trovate, e si volle intitolarla a Goethe. Per qualche tempo fu detta Casa di Goethe, in omaggio al grande poeta, ormai più che ottantenne, a cui furono inviati dei disegni appositamente eseguiti. È la casa più grande di Pompei, circa 3.000 metri quadri di superficie, aperta sulla via, con un portale in tufo fiancheggiato da ingressi di botteghe. Oltrepassate le fauces di cui diremo, ci si trova in un grandioso atrio tuscanico, compluviato, con al centro l'impluvio, questo naturalmente. Sui lati si aprono i cubicoli, in fondo si schiude l'ampio tablino, fiancheggiato dalle due ale. Ho fatto uso di questi termini tecnici, cioè le fauces, l'atrio tuscanico comploviato, l'impluvio, il tablino, il cubicolo, l'aleale, perché sono i termini con cui Vitruvio descrive la Domus Romana nel suo celebre trattato di architettura, che è un'opera che ha costituito un riferimento ineludibile per tutti gli architetti dal Rinascimento in poi. E già, perché quando si presero a scavare e studiare le case di Pompei, ci si accorse che ad esse si attagliavano pienamente la tipologia e le nomenclature vitruviane. In altre parole, la casa dell'aristocrazia sannitica di Pompei, ma il fenomeno interessa tutta la penisola, appariva mutuata in toto dalla casa romana. E questo significa che se ne erano adottati anche i presupposti funzionali e lo stile di vita. E siccome i saggi esplorativi hanno dimostrato che la Casa del Fauno attuale è stata preceduta da un edificio consimile almeno due generazioni prima, l'adozione del modello ellenistico romano della casa d'atrio a peristilio risale almeno agli inizi del secondo secolo a.C. D'altra parte, gli aristocratici delle città italiane che in guerra comandavano i contingenti delle truppe alleate partecipavano allo stato maggiore del console romano. Certamente parlavano latino, se non altro per eseguire correttamente le disposizioni, e in altre parole condividevano in guerra, e certo anche in pace,
vita, costumi, rapporti di amicizia, di commercio e di cultura. Del resto, ai rappresentanti delle aristocrazie locali era frequente la concessione della cittadinanza romana. All'ingresso della Casa del Fauno, inserite nel cemento del marciapiede, mi spiace l'immagine è distorta e non si vede bene, ma delle pietruzze colorate, credeteci, disegnano la parola Ave, e cioè il saluto latino. Le altre iscrizioni trovate nella casa però sono in lingua osca. Allora, il ricco proprietario della Casa del Fauno doveva essere anche cittadino romano, ma la sua cultura ellenizzata forniva un componente in più alla personalità di questo sannita che, come diceva il poeta Ennio, che è il padre della poesia latina, avrebbe potuto dire anche lui di avere tre cuori perché possedeva tre lingue. Gli ambienti visti fino a qui costituiscono quella che Vitruvio definisce la parte pubblica della casa, quella aperta a tutti, de populo, cioè il dominus, riceveva al mattino il saluto dei clienti e dei familiari. Qui si coglieva la misura della rilevanza sociale e dei proprietari, perché guai a quegli atri sovradimensionati e tristemente vuoti, segno di insipienza di un padrone inadeguato al suo ruolo. I pavimenti, sono dei magnifici pianciti di pietre colorate, tra cui quello del tablino, è di grande, di grande effetto decorativo, detto a cubi prospettici, un tipo di pavimento che a Pompei trova un confronto preciso, non con altre dimore pompeiane, ma nei pavimenti, eccoli, che in questo medesimo periodo ornano le celle del Tempio di Giove e di quello di Apollo, e cioè i due massimi santuari cittadini. Vale a dire che l'apparizione del Dominus sul pavimento sopraelevato del tablino, doveva concorrere a un'atmosfera poco meno che sacrale. Ma nei cubicoli circostanti l'atrio, l'atmosfera cambia del tutto. Al centro di tappeti musivi bianchi risalta la raffinata policromia di quadretti dalle figurazioni quasi epigrammatiche, che esprimono la ricchezza gioiosa della vita, evocando il fasto, i piaceri e la felicità dei tempi. Così il noto mosaico dei pesci, fantasmagorico campionario di fauna marina, virtuosisticamente riprodotta anche nella resa cromatica, ricorda gli interessi naturalistici della corte di Alessandria, ma in pari tempo la mania per gli acquari e per gli allevamenti di pesci pregiati, che di quei ricconi che Cicerone chiama i piscinari, che dilapidavano fortune per allevare e servire in tavola molluschi rari e pesci esotici. Anche più celebre è il mosaico del gatto. Il gatto era un animale sacro d'Egitto, ma questo che vediamo è proprio un micio di casa che, approfittando della disattenzione della servitù, ha catturato in cucina una pernice e se la trascina in un angolo buio. Sul piano inferiore, questa maniera di comporre è stata definita cassetta, una coppia di anatre variopinte sono in attesa del tegame del cuoco e costituiscono un leitmotiv squisitamente egiziano che ritroveremo altrove. Più esplicita la felicità di questo quadretto erotico, di cui un altro esemplare è stato trovato a Tel Tmuis, nel delta del Nilo. Ma si badi che non è una presenza umana, perché le orecchie caprine del giovane mostrano che si tratta di un satiro con una menade. Siamo dunque nel corteggio di Dioniso, il dio del vino, il dio della felicità, dell'ebbrezza. E nonostante la denominazione invalsa, non è un fauno ma un satiro che incede estatico, rappresentato nel piccolo bronzo che ci viene incontro sul bordo dell'impluvio, ed è quasi il logo dionisiaco della casa. Il tema dionisiaco ci guida ora alla parte retrostante, dell'abitazione, questa zona intorno al primo peristilio,
dove si aprono ambienti di soggiorno e di ricevimento. La casa dell'aristocrazia repubblicana fondeva la parte pubblica centrata sull'atrio, conseguenze di sale di intrattenimento e di rappresentanza mutuate dai palazzi delle capitali ellenistiche, e che a significarne la diversa origine, in Vitruvio conservano il nome greco. Sono i triclini, gli oici, le esedre, i peristili. È qui che il padrone ostenta l'originalità e il lusso della sua ospitalità. È questa la pars privata, dove sono ammessi gli amici, gli intimi e gli invitati di riguardo. E qui troviamo forse il più bello dei quadretti musivi, avanti, un genio bacchico che spiega ai nostri occhi la potenza del Dio. Se la forza di Ercole aveva schiantato i mostri dell'Occidente aprendo all'uomo le vie della civiltà, Dioniso vince l'Oriente in tutt'altro modo, con la sua divina mania, e cioè l'ebbrezza che tutto piega e travolge. Il fanciullo alato, coronato di pampini e d'edera, incede bevendo da un grande cantaro, cavalcando una tigre che, perduta la ferocia della belva, procede al passo, docile, protendendo la lingua a raccogliere le gocce del divino nettare, richiamata e tenuta da un semplice nastrino rosso. L'animale è uno strano animale, perché il muso, il corpo è screziato come quello di una tigre, ma il muso è come quello di un leone, e questa incertezza nella resa rivela una scarsa familiarità con la sua anatomia. E il dato non è casuale. I greci conoscevano bene il leone, ma non la tigre, che è il re della giungla indiana. In una commedia ateniese della fine del IV secolo a.C. si accenna ad una tigre di Seleuco che era esposta al Pireo. Seleuco era uno dei generali successioni di Alessandro Magno, che dalla Siria si era spinto fino all'Indo, dove, sconfiggendo un re indiano, aveva ottenuto come bottino di guerra ben 500 elefanti da guerra, che avevano reso il suo esercito invincibile. A dimostrazione delle sue vittorie esibiva in giro una tigre catturata in quelle estreme contrade. E tenete presente che i romani conosceranno la tigre solo 3 secoli più tardi, quando Augusto ne esibirà alcune nel circo. Dunque, la belva domata significa la signoria dell'Asia, e la pompa dei re d'Egitto, che i Tolomei rinnovavano ogni anno ad Alessandria, consisteva proprio nell'avvento del sovrano come il nuovo Dioniso, dispensatore di felicità. Questi modelli ellenistici facevano presa anche sui nuovi signori del mondo, cioè i romani, e si racconta perfino di un rude soldato come Gaio Mario che bevesse nei cantari come Bacco. E Pompeo si chiamò Magno come Alessandro e trionfò a Roma non su una quadriga come era uso, ma su un carro trainato da 4 elefanti, e Plinio commentava: questo si ricorda essere avvenuto nel trionfo di Dioniso sull'India. Abbiamo omesso fin qui di descrivere 2 soglie in mosaico. Una. La prima segnava l'ingresso della casa, e cioè, avanti, il passaggio dal vestibolo all'atrio. Qui, grandi maschere di tragedia, posate sul pavimento in uno scorcio grandioso, avanti, sorreggono un pesante festone di fiori e frutti in una gamma dei colori di autunno, avanti. Ebbene, il teatro è sacro a Dioniso e la tragedia è tragedia di eroi e di re. Il suo scenario è il palazzo. La soglia, dunque, annunzia fin dall'ingresso l'atmosfera e lo spettacolo che ci attende. Del tutto diversa, avanti, è invece la soglia tripartita fra le 2 colonne all'ingresso dell'esedra, dove era il mosaico di Alessandro. È un paesaggio nilotico, con animali che popolano il gran fiume: ippopotami, coccodrilli, serpenti, ibis, papere con il fiore in bocca, avanti, come quelle del mosaico del gatto, rappresentati con una certa ingenuità favolistica. Ora, a noi interessa rilevare questa saldatura di contenuti fra il Nilo e il mosaico con il gran mosaico, cioè il mosaico con la vittoria di Alessandro, che ora vedremo. L'esedra del gran mosaico, infatti, avanti, rappresenta infatti il culmine della casa, perché è quasi del programma della casa. Vedete che è asimmetrica,
è posta in questa posizione asimmetrica rispetto al centro della casa, e è orientata invece in direzione del tablino, e cioè dell'ingresso. Nel tablino la parete di fondo era costituita semplicemente da un basso parapetto che lasciava intera la vista sul peristilio retrostante, avanti. Ecco, come vedete. Sottolineata da due colonne supplinti, queste, con degli splendidi capitelli corinzi avanti, si apre qui l'esedra del mosaico di Alessandro. Ma le colonne, si badi bene, erano dipinte di rosso, adesso scolorite, ma si vede ancora qualche traccia, e cioè non di bianco come le altre, il rosso è la porpora, e cioè il colore del re. Accolto nel palazzo, fin dall'ingresso, il visitatore riconosceva nelle rosse colonne dell'esedra l'arrivo del suo itinerario, e di qui la parete posteriore, avanti, largamente aperta, lasciava scorrere l'occhio fin sulla vetta del Vesuvio, allora coronata da un santuario del Padre degli Dei. Ma ecco, avanti, il mosaico. Siamo nel pieno di una battaglia di cavalleria. A destra, altissimo su un carro avanti dalle enormi ruote, trainato da cavalli neri, sta il gran re di Persia, Dario III, bruno e barbato, il capo coperto dalla tiara gialla, in mano l'arco da cui è appena scoccato una freccia. Ma improvvisamente il fronte viene sconvolto da una carica irresistibile. Avanti, da sinistra irrompe Alessandro, giovane, il capo scoperto, la capigliatura scomposta, l'occhio enorme avanti, dilatato, che rivela la forza bruciante del suo spirito. Il Macedone ha individuato da lontano il re nemico e con una conversione inattesa punta direttamente su di lui. Dario è alla mercé della sua lunga lancia d'assalto, la micidiale Sarissa dei Macedoni. Ma a questo punto, avanti, si produce uno di quegli eventi con cui la fortuna rovescia i destini ormai apparentemente giunti a compimento. Il comandante della guardia, un membro della famiglia reale, come denunzia l'abito riccamente trapunto, si fa fronte al Macedone, ma il suo cavallo colpito si abbatte a terra. Il giovane principe tenta di scavalcarlo, un ufficiale scende e gli porge il suo avanti, ma è tardi. Alessandro gli è addosso e lo trapassa da parte a parte. Eppure il sacrificio non è vano, in quell'attimo è sufficiente, avanti, perché l'auriga di Dario volga bruscamente il carro cercando la fuga. Dario si salverà, avanti, ma la manovra sta per mutarsi in un massacro, avanti. L'inversione improvvisa costringe i cavalieri al galoppo a girarsi mentre i nemici sono già loro addosso, e l'espressione dei volti e i gesti disperati dei persiani danno il senso del dramma che sta per abbattersi su di loro. E su tutto avanti domina Dario, lo sconfitto, gli occhi pieni di angoscia, il braccio inutilmente teso in un gesto di pietà verso il giovane principe che muore sotto i suoi occhi. Non c'è viltà nei perdenti, semmai gesti nobili. La politica di Alessandro tendeva, a vittoria ottenuta, a riconciliare i due popoli, il Macedone e i Persiani, e il disegno fallirà soltanto per la sua morte prematura. Avanti, nessuna notazione d'ambiente, il chiarore, la precedente, indistinto nello sfondo, evoca forse la tormenta di polvere sul campo di Gaugamela, che fu l'ultima delle tre battaglie tra Alessandro e Dario, ma il tronco spoglio che vedete qui e che sovrasta la figura di Alessandro richiama la toponimia della memorabile battaglia di Isso. Ancora 1000 anni dopo veniva ricordata nelle fonti medievali, compreso il Milione di Marco Polo, come la battaglia dell'albero secco. Certo, comunque, il quadro dipinge una battaglia precisa. Verosimilmente l'autore fu il più celebre pittore del tempo, e cioè il pittore di corte di Alessandro, Apelle. Ma dunque, qual è il significato di questa presenza nella casa di Pompei? Goethe definì il ritrovamento estremamente singolare, e non aveva torto, perché sono trascorsi altri 200 anni, si sono fatti migliaia di scavi e scoperti in ogni dove, e fino adesso non è venuto in luce nulla di paragonabile, anche se conosciamo i mosaici dei palazzi macedoni di Pella e ora anche le pitture delle tombe reali di Verghina. Questa
realizzazione del gran mosaico ha comportato la traduzione di un quadro di circa 20 metri quadrati in milioni di tessorine colorate, non uguali fra di loro, ma ciascuna in funzione delle altre, con quell'effetto inquieto di brulichio cangiante che gli antichi designavano efficacemente come vermiculatum. Dunque un'officina di mosaicisti del più alto livello che possedeva cartoni fedelissimi del quadro della battaglia, forse esposto in un palazzo reale o in un santuario, e possedeva oltre a questo il sapere tecnico, lo strumentario e le pietre per ottenere quegli effetti tonali che rendono unico il gran mosaico. Si è discusso se l'opera possa essere stata eseguita altrove, trasportata a Pompei, qualcuno ha addirittura pensato a una preda di guerra, ma la tecnica è analoga a quella dei mosaici minori e allora si dovrebbe pensare a una commissione unitaria per la casa, senza contare i rischi e le difficoltà di un trasporto per mare in un sol pezzo di un'opera come questa. Ora, nel santuario di Palestrina, avanti, vicino a Roma, si sono trovati due mosaici in qualche misura confrontabili con questo, e cioè il mosaico del Nilo, avanti, sono ecco dei dettagli, e il mosaico purtroppo danneggiatissimo, avanti, dei pesci. Nilo e pesci sono due soggetti che tornano, abbiamo visto, nella Casa del Fauno. Gli studiosi hanno assegnato i mosaici di Palestrina a una stessa officina convenzionalmente denominata la bottega della Casa del Fauno. Allora, i mosaici di Palestrina furono sicuramente eseguiti sul posto e dunque se viaggiavano con i cartoni doveva essere prevista una tappa a Pompei per eseguire il gran mosaico di Alessandro. Dunque i mosaicisti alessandrini per mesi e forse per anni furono all'opera nella Casa del Fauno, riproponendo l'interrogativo del perché mai un pompeiano dovesse impiegare tante energie e risorse per ottenere la riproduzione della battaglia di Alessandro e non con una copia su tavola o su tela, che era ben più economica e più facilmente trasportabile, ma trasformata in pietra per farne una inamovibile sostanza della sua casa. Forse puro amore per l'arte, o ammirazione per il grande Macedone, o ancora qualche più remoto richiamo ancorato, chi lo sa, alla storia della famiglia, quando in concomitanza con l'impresa del nipote, lo zio omonimo di Alessandro Magno, cioè Alessandro il Molosso, re d'Epiro, volle porsi alla testa della Grecità d'Italia, organizzando una spedizione nella penisola che per un triennio coinvolse le popolazioni del Mezzogiorno, forse anche Pompei, e che portò il Molosso perfino a diretto contatto con Roma. Lasciamo da parte le congetture. Certo è che nell'ignoto proprietario della Casa del Fauno dobbiamo riconoscere un protagonista dell'ellenizzazione di Pompei. Nulla sappiamo del suo ruolo e delle sue attività civiche, ma è entro questo cono di luce che si intendono realizzazioni di impegno monumentale e qualità architettonica come la Basilica, ma anche la precoce presenza a Pompei di un tempio dedicato a Iside, la grande dea dell'Egitto. E in quell'emporio mediterraneo, che era la vicina città di Pozzuoli, un'iscrizione attesta che già nel 105 a.C. un tempio di Serapide, cioè il dio nazionale egiziano, e quindi la presenza stabile di una comunità di alessandrini. Con le sue decorazioni parietali di primo stile, avanti, lo stile che è detto, avanti ne passi altre, che è detto strutturale perché imita la tessitura delle pareti a blocchi di pietre lavorate, basta. La Casa del Fauno offre altri elementi di riflessione. Siamo nel 100 a.C., quando sopravvenne l'eruzione, al 79, intonici e pavimenti erano vecchi di due secoli, espressione di mode e stili decorativi superati da generazioni. Ci si poteva aspettare che la maggiore casa di Pompei si tenesse al passo con le più recenti istanze del gusto del tempo, decorata magari con architetture, con prospettive architettoniche del secondo stile, come quelle che adesso vedremo fra un minuto. E nulla di tutto questo, perché la Casa del Fauno sembra aver voluto conservare un aspetto di casa-museo, è quasi un memoriale, di cui non conosciamo le ragioni precise, ma che sono da ricercare senz'altro nella drammatica sequenza di eventi che tra 90 e 80 a.C. videro Pompei, dapprima coinvolta nella guerra sociale degli italici contro Roma, gli italici aspiravano ad avere la cittadinanza romana e combatterono una guerra sanguinosa contro i romani, poi nella guerra civile tra Mario e Silla e infine conquistata da Lucio Cornelio Silla, fatta oggetto di una deduzione coloniaria, e cioè di un'immissione nel corpo civile di veterani
che apportò certamente un durissimo colpo alla classe dirigente e agli assetti sociali della città. Al termine di questo periodo traumatico, Pompei, abbandonata forzatamente la propria lingua e la propria storia, diventa la colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, dove il nome Cornelia deriva da quello di Cornelio Silla, l'appellativo Veneria da Venere, che era la dea cui Silla era devoto e alla quale, nuova protettrice della città, viene eretto, di rimpetto al vecchio tempio di Apollo, un nuovo tempio su una terrazza artificiale proiettata sulla valle. L'antica classe dirigente viene falcidiata, intere famiglie scompaiono dalla documentazione, le loro terre, come vedremo, largamente espropriate e distribuite ai coloni. Eppure, se l'epigrafia denuncia i drastici cambiamenti nelle istituzioni cittadine, gli archeologi hanno avvertito più segni di continuità piuttosto che rotture col passato. Si spiega così l'inquietante titolo di un saggio di uno storico francese. Pompei, mais où sont les vétérans de Silla? Ma dove sono i veterani di Silla? Dove? In che cosa possiamo concretamente percepire il loro arrivo, la loro presenza in città? È una domanda che investe gli statuti stessi della disciplina, perché possiede allora l'archeologia degli strumenti euristici tali da farci intendere i processi storici del passato? In realtà, come vedremo, testimonianze, anche monumentali, ce ne sono e si integrano con un eccezionale documento letterario, che è la Prosulla, cioè un'orazione che Cicerone pronunciò in difesa di Publio Cornelio, non Lucio, Publio Cornelio Silla, che era il nipote del dittatore ed era il capo della commissione triumvirale incaricata della deduzione della colonia di Pompei. Nel 65 a.C. Publio Silla fu eletto console, ma l'elezione fu annullata per brogli e fu espulso dal Senato. Ne seguì la cosiddetta prima congiura di Catilina, che pare si prefiggesse di assassinare i nuovi sconsoli, scatenando al bisogno una guerra civile. Accusato di cospirazione, Publio Silla poté, con le sue ricchezze, assicurarsi la difesa dei maggiori avvocati del tempo, cioè Cicerone e Ortensio, e uscirne assolto. L'onorario di Cicerone dovette essere colossale se poco dopo poté comprarsi una casa sul Palatino, che era il top della riuscita sociale per un uomo nuovo come era lui. E del compenso è probabile che facesse parte anche la villa che Cicerone possedette a Pompei, una proprietà tranquilla con ampia terra agricola che forse Silla si era attribuita al momento della deduzione coloniaria. Quanto all'archeologia, le prime presenze concernono il rassetto delle presenze divine a tutela della città. Abbiamo già detto del Tempio di Venere in questa posizione e il nome della colonia Veneria in onore del dittatore. Sulla piazza del Foro, avanti, ecco, il Tempio di Giove viene trasformato creando entro la cella tre edicole sul modello della triade capitolina dedicate a Giove, Giunone e Minerva. Ormai Pompei è una colonia e quindi è uno specchio di Roma. La cella viene provvista di un ordine architettonico interno, una galleria colonnata con capitelli corinzi di un tipo nuovo, derivato severamente da modelli della classicità greca, affermatosi a Roma intorno al 100 a.C., soppiantando per sempre quell'esuberante, pittoresca tradizione ellenistica dei capitelli corinzio italici che abbiamo visto nella Basilica e nella Casa del Fauno. Ma si tratta veramente dell'abbandono improvviso di un gusto e di una scuola di artigianato in cui fino allora a Pompei l'aristocrazia della città si era riconosciuta. Colpisce infatti che questa novità del Tempio di Giove non susciti alcuna eco nell'architettura privata, non segni l'avvio di una nuova tradizione presso i maggiorenti della città. Ma nel suo rifacimento sillano, la cella del Tempio di Giove apportava un'altra novità significativa, perché si tratta della prima decorazione pittorica di secondo stile che si conosca a Pompei, e cioè l'inizio di un susseguirsi di sviluppi, diremo poi dove e in quali contesti e perché. Ora, la coesistenza di questi, che Cicerone definisce i duo genera civium, i due generi di cittadini, cioè i vecchi pompeiani e i nuovi coloni, trova un'esemplificazione quasi paradigmatica negli edifici pubblici.
Pompei, avanti, possedeva già un notevole impianto di terme pubbliche, le terme stabiane di cui vedete l'ingresso. Ma intorno al 100 a.C. l'intraprendenza ingegneristica di un cavaliere romano che si chiamava Lucio Sergio Orata aveva messo a punto nuovi sistemi di riscaldamento con pavimenti sopraelevati e condutture di aria calda. Queste innovazioni tecniche trovano applicazione in un nuovo edificio termale avanti dall'impianto articolato che viene costruito ora subito a nord del foro. Le terme appunto dette del foro avanti che si incontrano quasi subito entrando in città da Porta Ercolano avanti. Ma in pari tempo le iscrizioni attestano anche interventi di ammodernamento alle vecchie terme stabiane preesistenti. Allora si è detto che questa poteva essere prova di una cura urbanistica intesa a ripartire la distribuzione degli utenti nei diversi quartieri della città. Ma in realtà questa, secondo me, questa duplicazione degli edifici termali corrisponde piuttosto ai duo genera civium, che destinano a se stessi spazi e luoghi di riunione separati, i vecchi pompeiani con le loro terme, i coloni con quelle nuove del foro. Non per nulla, tenete presente, le terme costituivano un luogo di incontro e di fortissima socializzazione e si deve tenere a mente che i due gruppi avevano una storia radicalmente diversa, ma soprattutto parlavano lingue differenti. Ma un altro importante intervento di monumentalizzazione avanti all'inizio della colonia è la costruzione dell'Odeum, Odeion se volete, come lo disegna l'iscrizione, piuttosto come lo designa l'iscrizione dedicatoria tuttora conservata, il Theatrum Tectum, cioè il teatro coperto. Avanti, questa è una visione dell'Odeion, e questo avanti è una brutta fotografia che però dà un'idea dei rapporti dimensionali fra i due edifici, perché accanto al grande teatro scoperto di età ellenistica sorge infatti il fabbricato analogo ma molto più piccolo e capace forse di 1500 posti a fronte dei 5000 dell'altro. Gli Odeia, come questo, i teatri coperti, erano deputati agli agoni musicali. In molte città, per esempio nella vicina Napoli, teatro e Odeion sorgono uno accosto all'altro e si è supposto che a Pompei ci si sia limitati a completare su quel modello un progetto preesistente. Ma sappiamo dall'iscrizione che l'edificio fu eretto da Quinzio Valgo e Marco Porcio, e cioè i due personaggi che insieme con Publio Silla avevano costituito la commissione triumvirale incaricata dalla deduzione coloniaria. Dunque essi agivano nell'interesse dei coloni e sembra veramente difficile che la loro preoccupazione primaria fosse quella di dotare i soldati di Silla di un auditorium per la musica classica. Ma c'era invece un altro greve genere di spettacolo comico musicale che in quel tempo andava per la maggiore, e cioè il mimo, di cui sappiamo che lo stesso Silla il dittatore, era un appassionato fin da giovane, al punto di aver scritto egli stesso delle pièce satiriche. E quando nella vecchiezza si ritirò in Campania, si divertiva circondandosi di attori famosi, come il celebre Quinto Roscio Gallo di Lanuvio, l'archimimo Sorix e altri istrioni. E delle loro prestazioni tanto si compiaceva che, come racconta un autore antico, fece assegnare loro notevoli estensioni di terreno pubblico. Polla metra, dice, molte estensioni, molti appezzamenti. Perciò, quando noi a Pompei troviamo esposte in luoghi pubblici della città, sia sul foro che nel Tempio di Iside, due erme col ritratto dell'attore Gaio Norbano Sorice, Sorice vuol dire il sorcio, è il Sorex, l'archimimo di Silla, Sorice era beniamino anche del pubblico, anche fuori di Pompei, perché conosciamo una terza replica a Nemi, dove avrà evidentemente recitato nel santuario di Diana. Bene, dunque, Sorice di Silla, un suo discendente che ne continuava il mestiere con lo stesso nomignolo, si deve pensare che il dittatore abbia affidato a suo nipote Publio Cornelio Silla il compito di sistemare nella rifondazione coloniale di Pompei il suo archimimo prediletto con una generosa assegnazione di terre. Ed era una bella benemerenza non piccola anche presso i suoi veterani,
che mentre nel teatro grande continuavano gli spettacoli in lingua osca, sembra quasi di sentirli sghignazzare nelle battute del comico nel teatro coperto. Ma se questa ricostruzione è giusta, ne ricaviamo un altro dato interessante. 5.000 posti nel teatro grande, 1.000, forse 2.000 in quello minore. Beh, il rapporto dà un'idea della proporzione tra i vecchi abitanti e i nuovi coloni. Dalla orazione di Cicerone si ricava che una delle accuse mosse a Publio Silla era quella di fomentare la discordia tra i pompeiani vecchi e nuovi, esasperando gli animi dei primi per preparare alla rivolta. Tutto falso, dice Cicerone. Al contrario, Silla ha sempre fatto il possibile per conciliare e pacificare i due gruppi. E la prova ne è che qui in aula sono presenti le rappresentanze sia dei vecchi pompeiani che dei coloni, gli uni e gli altri venuti qui per sostenere Silla con pari amore. Naturalmente si tratta di propaganda avvocatesca. Ma quello che è apparso strano è che Silla, deduttore della colonia, tentasse di attrarre ai suoi scopi non i veterani, ma le vittime del suo intervento, cioè i vecchi pompeiani. E ora però ne comprendiamo le ragioni. I vecchi pompeiani erano molti di più. In maggioranza dovevano abitare in città e ne abbiamo le prove in tante decorazioni di primo stile, non so se c'è qualche immagine. Avanti? Eccole. Preservate soprattutto negli atri e nella parte pubblica delle case, come insegna di nobiltà, avanti, come insegna di nobiltà familiare, quasi per la rivendicazione di una legittimità usurpata. Invece, un quadro del tutto diverso offrono le ville dell'agro pompeiano, dove non ci sono decorazioni di primo stile, ma sono tutte lussuosamente ridecorate con le fascinose architetture prospettiche del secondo stile, cioè lo stile sillano per eccellenza, importato dall'urbe. Qui sono i veterani che fanno piazza pulita di un passato non loro e da cancellare, affermando il loro diritto e l'avvio di un corso nuovo. Ed è avanti, faccia scorrere, in queste splendenti ville di secondo stile, in quella suburbana dei misteri, avanti, avanti, o a Oplonti, avanti, o a Boscoreale, avanti, avanti, che dobbiamo identificare le dimore della nuova aristocrazia pompeiana, quella degli ufficiali dei comandi legionari e dei favoriti di Silla, impadronitisi avanti dei pingui vigneti e delle più appetibili strutture produttive avanti del territorio. Avanti. Dunque ci sono i veterani di Silla, nel pubblico e nel privato. Avanti. Ma veniamo all'ultima grande operazione del rimodellamento coloniario della città, l'anfiteatro, che è in questa posizione e che poteva accogliere fino a 20.000 spettatori. Sorge in quest'angolo sud-est dell'abitato, con un terrapieno appoggiato alle mura civiche, come del resto si erano appoggiate alle mura civiche già il santuario di Venere e anche abitazioni private. L'iscrizione di dedica, che è conservata anche qui, ancora avanti, ancora una volta nomina Quinzio Valgo e Marco Porcio, ma questa volta come duoviri quinquennali, cioè la qualifica che rivestivano i magistrati ogni 5 anni, quegli anni speciali del censo, quando venivano redatte le liste dei cittadini con le loro famiglie, gli elenchi delle proprietà fondiarie con i relativi diritti e le circoscrizioni elettorali. Il censo a Roma si svolse nel 70 a.C. e probabilmente in quella data si sarà svolta anche nelle città della penisola, ormai romane, dopo la guerra sociale, a conclusione di tanti traumi, eccidi, trasferimento di proprietà. Il censo giungeva ormai a fissare gli assetti definitivi del nuovo corpo sociale. Ebbene, i nostri due quinquennali di Pompei, per la colonia, colonia e honoris causa, dice l'iscrizione, costruiscono a loro spese l'anfiteatro, assegnando in perpetuo il luogo ai coloni. Su questo testo si è discusso. La insistenza sui termini coloni, colonia, ha fatto pensare che l'edificio fosse destinato ai soli coloni, con una ulteriore discriminazione nei confronti dei vecchi pompeiani. Ma a me, il significato sembra proprio l'opposto. E l'impiego ripetuto di questi termini indica invece la fine delle due comunità distinte. Abitanti vecchi e nuovi, tutti coloni,
perché ormai censiti e assorbiti nelle strutture della colonia. Per munificenza dei quinquennali sono ammessi tutti all'anfiteatro per assistere a un genere di rappresentazione da tutti apprezzato come reludi gladiatori, che tra l'altro erano un vanto della Campania, dove sorgevano le più celebri scuole di addestramento. Siamo così alla fine. La realtà sociale della nuova compagine urbana si è ricompattata secondo i voleri di Roma, con l'eliminazione della vecchia aristocrazia, di quei signori che avevano tre cuori, con il loro ellenismo cosmopolita e il respiro consapevolmente aperto sul Mediterraneo. Crisi e tensioni locali si trasciranno ancora e occorreranno generazioni per sanare le lacerazioni delle guerre civili. Sarà allora il consenso della tota Italia, tutta l'Italia, l'Italia di Augusto, che unificherà permanentemente la penisola, ma all'insegna di una omologazione senza spazi al di fuori dei dettami del principe. Grazie. Ora Alessandro Minati legge la seconda lettera di Plinio il Giovane, alcuni passi della seconda lettera di Plinio il Giovane. Dopo la partenza di mio zio, spesi tutto il tempo che mi rimaneva nello studio. Si erano già avuti per molti giorni dei leggeri terremoti, ma avevano prodotto poco spavento, essendo un fenomeno ordinario in Campania. Quella notte, invece, le scosse assunsero una tale veemenza che tutto sembrava non muoversi, ma capovolgersi. Mia madre si precipitò nella mia stanza, ci mettemmo a sedere nel cortile della nostra abitazione. A questo punto non saprei dire se si trattasse di forza d'animo o di incoscienza. Non avevo ancora compiuto 18 anni. Chiesi un libro di Tito Livio e, come se non mi premesse altro che di occupare il tempo, iniziai a leggerlo. Il sole era già sorto da un'ora e la luce era ancora incerta e come smorta. Siccome le costruzioni che si trovavano all'intorno erano ormai malconce, c'era da temere che crollassero. Soltanto allora ci parve opportuno di uscire dalla cittadina. Ci venne dietro una folla spaventata. Una volta fuori dall'abitato ci fermammo. Là fummo spettatori di molti fatti sbalorditivi. I carri che avevamo fatto venire sbandavano a più riprese in diverse direzioni. Il mare si riassorbiva in se stesso. Il litorale era avanzato e teneva prigioniere nelle sue sabbie gli animali marini. Una nube nera e terrificante si squarciava emettendo delle fiamme dalla forma allungata che avevano l'aspetto dei fulmini, ma erano più grandi. Poco dopo quella nube calò sulla terra, ricoprendo il mare. Aveva già avvolto e nascosto Capri ed aveva già portato via dai nostri sguardi il promontorio di Miseno. Mia madre allora mi scongiurò di fuggire in qualsiasi maniera, ma io risposi che non mi sarei salvato senza di lei. Così, presala per mano, la costrinsi ad accelerare il passo. Incominciò a cadere cenere, ma era ancora rara e io mi volsi indietro. Una fitta oscurità ci incombeva alle spalle e si riversava sulla terra, venendoci dietro, come un torrente. Si faceva notte, non però come quando non c'è la luna o il cielo è ricoperto dalle nubi, ma come a luce spenta in ambienti bui. Sentivo i cupi pianti disperati delle donne, le invocazioni dei bambini, le urla degli uomini. Alcuni con le grida cercavano di richiamare, altri dalle grida cercavano di rintracciare i genitori, i figli, i coniugi. Potrei vantarmi che, circondato da così gravi pericoli, non mi sono lasciato sfuggire né un gemito né una parola, meno che coraggiosa.
se non fossi stato convinto che io soccombevo con l'universo e l'universo con me. Conforto disperato, è vero, ma pure grande nella mia qualità di essere soggetto alla morte. Finalmente quella oscurità si attenuò e parve dissiparsi in fumo e vapori. Ben presto subentrò il giorno e risplendette il sole, ma livido, come suole apparire durante le eclissi. Agli occhi, ancora smarriti, tutte le cose si presentavano con forme nuove, coperte di una spessa coltre di cenere, come se fosse stata neve. Ritornammo a Miseno, e quantunque avessimo provato il pericolo e ce ne aspettassimo ancora, non venimmo nemmeno allora alla determinazione di andarcene, prima di ricevere notizie da nostro zio. Prende ora la parola il professor Massimo Osanna. Signore e signori, innanzitutto vorrei ringraziare il direttore Calbi e tutto lo staff dell'Argentina per l'occasione di essere qui, per l'invito e l'occasione di essere qui a presentare quello che stiamo facendo a Pompei in questo periodo. Sapete, a Pompei siamo nel vivo di un grande progetto, un progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea, meglio cofinanziato, con 105 milioni di euro. Oggi vorrei presentare lo stato dei lavori, quello che stiamo facendo e soprattutto rappresentare come quello che stiamo facendo e il successo di questa iniziativa si deve non certo al sottoscritto ma ad un'equipe variegata di persone, di funzionari, di impiegati, di specialisti, un'equipe multidisciplinare che è stata diretta dal sottoscritto ma non solo, ma anche dal generale Nistri, il generale dei Carabinieri, che ha assicurato anche la legalità del processo. E ora sostituito dal generale Nistri, dal generale Curatoli, dunque una struttura assai fortificata e che ha fatto sì che si cambiasse radicalmente, credo, l'immagine di Pompei. Che cos'è il grande progetto Pompei? La prossima è un progetto molto ambizioso che prevede tutta una serie di piani, ovviamente lo presenterò in grande sintesi, facendo soprattutto riferimento al piano delle opere, che è quello più cospicuo, cioè tutti i lavori di messa in sicurezza e di restauro che hanno eliminato quel degrado diffuso che imperversava e hanno veramente restituito adesso Pompei in una maniera nuova, anche perché intere aree di Pompei sono state riaperte, anche strade che erano chiuse dal terremoto del 1980 e quindi non più percorribili. Un progetto che riguarda l'interno ma anche l'esterno, con un piano strategico di riqualificazione di questo di quest'area che era una delle aree più belle del mondo fino forse agli anni 50 e che poi è stata devastata, stuprata da una edilizia selvaggia e che adesso è difficile recuperare, ma che un piano strategico che adesso si sta realizzando potrebbe almeno in qualche modo recuperare. La prossima. Il grande progetto però prevede, oltre ai restauri, prevede anche un piano della fruizione e della comunicazione che è fondamentale in un luogo che negli ultimi anni ha avuto un incremento notevole di visitatori. Pensate che quest'anno abbiamo raggiunto un record assoluto per Pompei, 3.300.000 visitatori nel 2016 con un aumento del 10% già rispetto al 2015. E dunque e tutto questo è stato fatto mentre Pompei era un cantiere. Abbiamo avuto anche lo scorso di quest'anno e dell'anno scorso 40 cantieri contemporaneamente, quindi impalcature, transenne, operai, ovunque, migliaia di persone che lavoravano contemporaneamente, ma non abbiamo chiuso Pompei neanche un giorno, è stata sempre visitabile, certo con qualche disagio, però anche il risultato di questi visitatori credo che premi tutto il lavoro che è stato fatto. La prossima. Ma io vorrei partire, prima di entrare in media stress nel nostro contemporaneo, con un grande soprintendente che è Amedeo Maiuri, in carica dal 23 fino al 61, e vorrei partire con lui perché in fondo a lui si deve l'immagine di Pompei che abbiamo oggi. Lui è stato un uomo di grande genio,
di un'attività infaticabile, la prossima, e succedeva ad un altro personaggio, a me caro perché viene dalla Lucania anche lui, come il direttore del teatro tra l'altro, era Materano, era Spinazzola, e che aveva scavato gran parte di Via dell'Abbondanza, uno scavo epico che però aveva introdotto tutta una serie di problemi che ci troviamo ad affrontare ancora adesso. Lo scavo della strada e soprattutto delle facciate delle strade che restituivano questa vita straordinaria di Pompei con le iscrizioni elettorali, con dipinti in facciata, lo scavo parziale delle case, perché poi all'interno molte non vennero scavate, ha fatto sì che si iniziasse quel problema del dissesto idrogeologico, che è uno dei problemi che, come vedete, cerchiamo oggi di affrontare. La prossima. Ma Iuri però ci ha restituito in fondo Pompei, che la Pompei che conosciamo oggi, scavando gran parte del non scavato, tutta l'area in verde è scavata da Maiuri, restituendo di nuovo tutta la linea delle mura che erano ingombre dei detriti dei vecchi scavi, e scavando, quindi con tra l'altro molta fortuna, questi primi scavi della Casa dell'Efebo, emerge subito l'Efebo in bronzo, la prossima, ma restaurando, lui procede in maniera molto intelligente, scavando e contemporaneamente dando vita ai restauri. Ovviamente restauri che oggi forse non si farebbero più così, erano restauri integrativi, la prossima, cioè coprendo anche in maniera filologica le case, recuperando i vecchi tetti, come dovevano essere i tetti in origine. Quindi lui scava, restaura, copre, anche per proteggere le pitture all'interno, ma anche per restituire quella quotidianità, lo diceva il collega Strinati, a lui interessava quello che in fondo aveva interessato anche già nel Settecento, cioè il contrario di Roma. A Roma c'erano i grandi monumenti, a Pompei la vita quotidiana, che era restituita da questi ambienti di case, e infatti lui, in questo progetto intelligentissimo, allestisce le case con gli oggetti ritrovati in situ, quindi la casa del Menandro con il vasellame in bronzo che ancora lasciato lì dove era stato recuperato, la prossima. Addirittura gli scheletri, le vittime lui le lascia in situ, cioè lui vuole fare una sorta di museo diffuso, ci riesce soprattutto ad Ercolano, a Pompei in maniera più episodica, ma qui si vede molto bene Casa del Fabbro con i due scheletri, tra l'altro che abbiamo rianalizzato proprio adesso, in questi ultimi giorni, erano rimasti in situ dai tempi di Maiuri, ma non più in questo stato ovviamente, li abbiamo recuperati, sono tra l'altro dati straordinari, due, probabilmente una madre e un figlio, una donna anziana e un più giovane trentenne maschio, che non scappano perché lui aveva affetto da una tubercolosi ed un problema ad una gamba, quindi evidentemente restano in casa proprio perché era impossibile fuggire. Invece di lì sono gli scheletri della sempre casa del Menandro, che erano tutti ammassati in un sottoscala cercando di salvarsi da questa pioggia di cenere, di lapilli di cui la lettera di Plinio raccontava, ma che lì trovano la morte, e Maiuri li musealizza all'interno di uno degli ambienti della casa del Menandro. Tutto questo, la prossima, però, viene interrotto da un evento traumatico, spesso dimenticato, io lo ricordo sempre perché è un punto di non ritorno per Pompei, il bombardamento nel 1943. Mentre si ricorda molto il bombardamento di Cassino, il bombardamento di Pompei è stato stranamente dimenticato, ma è stato un bombardamento devastante, cominciato tra l'altro il 24 agosto del 1943, e io dico forse in coincidenza. Il mio maestro Torelli dice, dai reputi troppo colti gli americani, non, che conoscevano la data. Però certo è interessante che proprio il 24 agosto si inizia questo bombardamento, Radio Londra il giorno dopo dice che è stato accidentale, si pensava ci fossero dei tedeschi nell'albergo del Sole lì vicino e che non si sarebbe più ripetuto. Il 13 settembre succede questo, cioè c'è l'operazione Avalanche con lo sbarco a Salerno, bombardato tutto il Golfo di Napoli e Pompei cadono più di 100 bombe, creando questo disastro, un disastro che poi lo stesso Maiuri si è trovato ad affrontare, e lì sono iniziati i grandi problemi nel dopoguerra, perché i restauri usano materiali non adeguati, poveri, perché il dopoguerra non permette il recupero di materiali di un certo livello, materiali poveri e soluzioni che abbiamo scoperto adesso non essere quelle adeguate. Cioè, le coperture in calcestruzzo armato, con ferri che si sono ossidati presto, calcestruzzo non eterno, e che hanno creato poi tutta una serie di crolli e che hanno avviato quel processo poi di degrado che noi cerchiamo adesso di risolvere. La prossima. Certo, la seconda vita di Pompei, qui mi vorrei fermare un attimo, è altrettanto importante quanto la straordinaria prima vita di cui Fausto Zevi in maniera esemplare ci ha parlato poco fa. È una seconda vita che è stata
Tra l'altro per l'Europa un volano di esperienze, di sperimentazioni, ma anche di recuperi dell'antico. L'influenza che ha avuto Pompei su artisti, architetti, fra il Settecento e il Novecento è straordinaria. Qui qualche episodio, c'è Garibaldi, che non, ovviamente nel 1860 non poteva gli mancare, Alma Tadema che disegna in una casa, c'è ovviamente Ingrid Bergman nel Viaggio d'Italia di Rossellini, c'è Mussolini accompagnato da Maiuri e c'è Picasso a Pompei con Massina, il cui viaggio è celebrato quest'anno perché è il centenario, era il 1917, quest'anno, nel 2017, si celebra in tutta Europa il viaggio a Napoli, a Roma, Napoli e Pompei, che influenzerà moltissimo l'artista, tant'è che quest'anno a Pompei e a Capodimonte, a Napoli, faremo la mostra Pompei, proprio su Picasso. E questa seconda vita, come dicevo, è stata una vita straordinaria, e ci fa capire come Pompei, oltre ad essere un straordinario luogo dell'antichità, è anche un luogo della contemporaneità, dove ogni generazione si è confrontata con la città, con quello che ha significato, anche idealizzandola e cambiandola forse in fondo, e anche come stiamo in fondo anche noi in questo momento, cambiandone l'immagine. La prossima. Dopo di questa seconda vita ricorderei almeno una tappa, il 97, che è l'iscrizione nell'UNESCO. Ho saltato un altro momento tragico di Pompei, di cui è stato protagonista Fausto Zevi, l'80, il terremoto. Fausto era proprio soprintendente di Pompei allora, un terremoto che ha creato una serie di problemi ovviamente a Pompei dopo il bombardamento del 43, e Fausto Zevi si è trovato ad affrontare quei problemi del terremoto come noi adesso ci troviamo a affrontare invece questi problemi creati non da un evento come il sisma puntuale, ma da una serie di problematiche scaturite dal tempo e dalla mancanza di una manutenzione programmata che appunto ha creato poi le premesse per un grande progetto che era veramente necessario. La prossima, ecco, ed è il grande progetto. Oggi, quindi, siamo nel vivo di questo grande progetto. Come dicevo, farò soprattutto riferimento al piano delle opere, ma ci sono tutta un'altra serie di piani, come quello della sicurezza, che ha previsto una nuova recinzione, nuova videosorveglianza, nuova illuminazione, che adesso è wifi all'interno, che adesso è completato, il piano della capacity building, che siamo tutti anglofoni qui, che è praticamente il rafforzamento delle capacità, diciamo, gestionali della soprintendenza, perché con questo piano abbiamo, grazie alla società, a un accordo con la società in-house del Ministero Ales, abbiamo assunto centinaia di persone, 150 persone come amministrativi, informatici, avvocati. Pensate, Pompei era il regno del contenzioso, tutte perse ovviamente i contenziosi, perché non ci avevamo un avvocato, ne abbiamo presi 5 che stanno ovviamente affrontando sistematicamente tutto quell'armadio di pratiche inevase che a lungo hanno creato una serie di problemi. Ma oltre a questo abbiamo assunto 50 nuovi addetti alla vigilanza, ed uno staff, come vedremo, anche di operai e di architetti, archeologi, restauratori per la manutenzione programmata. Degli altri piani parlerò più sistematicamente. La prossima. Il grande progetto è stato preceduto da alcuni eventi traumatici, fra cui il più emblematico questo, 2010, crollo della scuola Armaturarum, che ha avuto un'eco mediatica a livello mondiale incredibile ed ha fatto un po' capire che a Pompei c'era un problema serio. I media hanno cominciato in maniera anche spasmodica a occuparsi di Pompei. Quando sono arrivato io nel 2014, ogni giorno c'era un articolo negativo su Pompei, tant'è che i miei amici mi dicevano: ma chi te l'ha fatta fare andare a Pompei? E io ancora me lo chiedo. Questo evento però, a differenza del bombardamento, io credo sia stato un evento fortunato, perché da questo sono nate tutta una serie di misure straordinarie, ma non straordinarie come nel passato, quando si commissariava Pompei, arrivavano dei soldi che venivano spesi in maniera non pertinente, perché magari più per la fruizione che per la messa in sicurezza, che era la prima, il passo per risolvere i problemi. La prossima, una serie di misure straordinarie, fra cui finalmente l'assunzione di personale. Furono assunti con una legge speciale per Pompei nel 2012
proprio all'inizio di questo grande progetto, 20 archeologi e architetti che hanno cambiato radicalmente l'approccio a Pompei. Con loro abbiamo fatto questo lavoro straordinario, perché sono persone veramente preparate, specializzati, con dottorati, insomma, che hanno avuto una formazione molto solida e che hanno saputo gestire dei cantieri complessissimi anche in maniera innovativa, e lo vedremo. La prossima. E dunque, con l'assunzione di questi nuovi funzionari e soprattutto con un cambiamento proprio di politica da parte del governo, cioè non più commissariamenti, ma potenziare la sovrintendenza. E come è stato fatto? Un nuovo cambiamento di governance, ma soprattutto affiancando alla sovrintendenza uno staff del grande progetto diretto dal generale Nistri, che ha fatto sì che tutto un gruppo di nuove persone, fra cui anche uno staff forte di carabinieri, bravissimi, che hanno affiancato il personale della sovrintendenza, e accanto a questi, ancora una volta, sempre il governo ha deciso di dotare il sovrintendente di una segreteria tecnica, con finalmente 20 specialisti fra ingegneri e architetti, che sono stati fondamentali. Pompei, cadevano i tetti e cadevano i soffitti e non c'era un ingegnere. Quindi, e poi con le solite impasse delle amministrazioni pubbliche, per avere un ingegnere bisognava fare prima un intervento a livello regionale, poi a livello nazionale, poi se non andava evaso si poteva partire con un'indagine di mercato per prenderli fuori. Alla fine, ovviamente, nel frattempo i tetti cadevano, quindi invece la differenza sostanziale è stata adesso avere uno staff che lavora quotidianamente a Pompei con tutti gli specialismi che un sito complesso come Pompei richiede, dagli informatici ai restauratori agli ingegneri. La prossima. Il piano delle opere. L'aspetto intelligente di questo grande progetto è che per la prima volta si è deciso di affrontare rapidamente e completamente, in maniera complessiva, Pompei. Cioè, non più interventi spot di restauro qui e lì, oppure quella lenta manutenzione di insule dopo insule, ma una, data la situazione drammatica, di affrontare il Pompei come una città. Quindi risolvendone un po' i vari aspetti, da quello del dissesto idrogeologico, quindi che interessava tutta quest'area, che è l'area non scavata, e poi lo vedremo, ma soprattutto tutta una serie di progetti di messa in sicurezza delle varie regiones, e poi sono state invece, e quindi tutta quest'area, i colori dipendono dallo stato dei cantieri, questa è la Reggio Prima e Seconda che non è ancora, che parte adesso, spero, purtroppo si è bloccata per un contenzioso generato dalla gara, con ricorso al TAR, sospensiva, insomma, adesso speriamo di risolverlo, di partire, però per tutto il resto sono partiti, anzi anche quasi completati, e poi ci sono tutte una serie di case e di edifici, una ventina, che sono state scelte per qualità degli apparati decorativi, per anche stato di conservazione precario, dove sono stati fatti proprio veri e propri restauri, ma con l'intenzione non di restaurare e lasciar chiuso, ma di restaurare e aprire. Cosa che abbiamo fatto. La prossima. Dissesto idrogeologico era la prima cosa da affrontare, quindi questo pianoro è stato interessato da opere gigantesche di canalizzazioni, che sono a Pompei molto complesse, perché ovviamente un progetto poi si scontra con la realtà dei fatti dell'archeologia, dello scavo archeologico. Qui era prevista un'enorme canalizzazione che prevedeva uno scavo. Ovviamente si era pensato di scavare laddove si ipotizzava ci fosse questo asse mediano, noto anche dalle indagini non invasive. Ovviamente quando si è cominciato a scavare son venuti fuori inspiegabilmente molto in alto i crolli dei piani superiori degli edifici, che erano anche conservati, per cui si è dovuto anche cambiare il progetto, varie difficoltà, ma alla fine lo stiamo completando, e per evitare questo tipo di fenomeni, cioè che le acque meteoriche dall'area non scavata, dai 4 metri di lapilli non scavati, colino nell'area scavata e creano tutta una serie di dissesto alle strutture, appunto, che sono al confine fra le aree scavate e quelle non scavate. La prossima. Un progetto che non era previsto originariamente nel grande progetto, ma che abbiamo aggiunto io e il generale Nistri, era questo sui fronti di scavo, perché un altro problema da risolvere è l'instabilità di tutto questo settore, che sono proprio la fronte dell'area non scavata che insiste sull'area scavata, che creava una serie di problemi, vedete, risolti in maniera puntuale nel passato, cioè puntelliamo qui, mettiamo delle viminate qui, però non in maniera sistematica, per cui si è deciso di mettere su un progetto enorme,
costosissimo, di svariati milioni di euro, che abbiamo potuto inserire grazie ai ribassi generati nelle gare, quindi sempre all'interno. Alla fine non abbiamo bandito 105 milioni, ma 150 milioni di euro, utilizzando tutti i ribassi di asta. E quindi questo progetto farà sì che non solo si consolideranno tutti i fronti, evitando smottamenti e crolli nel futuro, ma anche sarà l'occasione per scavare. Per esempio qui ci sarà un grande scavo, proprio determinato dal fatto che qui c'è una sorta di penisola non scavata e che crea tre fronti di scavo e si eliminano. E questo sarà anche un'occasione per scoperte che saranno sicuramente sensazionali, e ci affrontiamo a intraprenderle proprio nei prossimi mesi. La prossima. Da dove partivamo? Partivamo da una situazione effettivamente di degrado. Di degrado qui un po' di immagini di zone che erano state chiuse anche nei decenni precedenti e poi non erano state interessate da progetti sistematici, e per cui vegetazione che invadeva le rovine, crolli non rimossi, lesioni nei muri, era una situazione molto complicata. E si è partito di qua per elaborare, con il team anche dei nuovi funzionari assunti nel 2012, dei progetti che poi sono stati appunto mandati a bando. E la prossima, qui vedete i progetti hanno fatto cercato di tutta il muro per muro di Pompei, segnalando le lesioni passanti, le disgregazioni, i distacchi di intonaco, le mancanze di paramenti murari interi, per procedere a dei progetti. La prossima, progetti che, questo è solo uno dei progetti di queste messe in sicurezza, che sono quello della Reggio Sesta, dove Fausto ha fatto vedere, Fausto Deve ha fatto vedere la casa del fauno, e questa è stata interessata da un progetto, vedete che è stato molto complicato, 56.000 metri quadrati di area, 13.000 muri ispezionati, da cui sono state fatte schede di degrado, per procedere a realizzare dei progetti da mettere a gara. E queste sono tutte le attività che erano previste, e vedete, una volta era stata mappata tutto lo stato del degrado, per la gara e per poi realizzare i progetti. Ovviamente poi dal progetto alla realizzazione, la Reggio Sesta l'abbiamo aperta il 23 dicembre in presenza del ministro Franceschini e del premier Gentiloni, la prossima. Nel corso poi dell'opera sono state portate tutta una serie anche di migliorie al progetto, perché l'idea è stata: trasformiamo questa occasione delle messe in sicurezza in veri e propri restauri, cioè quindi laddove è possibile non puntellare, ma anzi eliminare i puntelli, per eliminare quel degrado diffuso. E la filosofia che ha sorretto la nostra azione era quella di apriamo Pompei, cioè Pompei deve essere tutta aperta, il reticolo di strade deve essere tutto aperto, perché sono quelle che i visitatori possono percorrere e che fanno percepire la dimensione urbana di Pompei, che è l'eccezionalità che già nel Settecento gli eruditi come Scipione Maffei avevano segnalato come l'eccezionale. Scipione Maffei dice nel Settecento: «Oh, qual meraviglia, non uno, l'altro si riscopre, ma un'intera città». E questa intera città va restituita alla comunità, soprattutto in un luogo come questo, che è un luogo dell'UNESCO. E qui vedete, vedete tutte le strade aperte, il vicolo delle pareti rosse, tra l'altro con i nostri ingegneri abbiamo sperimentato, laddove proprio i muri erano fuori piombo, non si poteva, se no smontando e ricostruendo, ovviare al problema statico, abbiamo deciso di levare i puntelli dalla strada e i tiranti portarli dall'interno, così in modo da liberare tutte le strade. E qui vedete, le strade sono veramente, la gran parte ormai sono riaperte. La prossima. E poi eliminazione di tutto quel degrado diffuso che un po' caratterizzava Pompei. Io ricordo come un incubo quando sono arrivato che tutti i giorni sui giornali arrivava un'immagine di Pompei dove c'era un cartello con scritto stop, no entry e poi solo transenne, che era proprio il simbolo di questa negazione di Pompei al pubblico e di un degrado diffuso che non veniva risolto. Invece adesso abbiamo riaperto il possibile, restaurato un po' tutto, vedete, questa è quella, è come adesso appare Pompei, senza più transenne, senza più mosaici che sono delle tessere che saltano qui e là, e soprattutto anche un decoro delle strade che è veramente significativo. Abbiamo ripristinato anche i giardini per creare anche dei luoghi d'ombra dove nella canicola estiva ci si può riposare. La prossima. E poi abbiamo cominciato sistematicamente la manutenzione programmata, che è quella che mancava. Cioè, perché siamo arrivati a quella situazione? Perché mancava per anni una manutenzione programmata, perché non c'era il personale che esisteva, anche i vecchi operai non più motivati, anziani, insomma,
Invece con questo team che abbiamo creato con la società Ales abbiamo iniziato questa manutenzione dei luoghi che abbiamo aperto, innanzitutto le strade, che non sono mai state così pulite, anzi devo dire in antico devono essere ben sporche e maleodoranti. Quindi pulizia delle strade, restauro dei marciapiedi, eliminazione di tutti i licheni, funghi, muffe, eccetera, eccetera, ma anche all'interno, vedete, dei vari ambienti, o all'esterno dei vari ambienti. La prossima. E quindi tutto questo però viene documentato con schede apposite che indicano anche la ripetitività di questa azione, cioè quando va riproposta quel tipo di intervento, a che scadenza e dove, e quali sono le aree con maggiore rischio su cui bisogna programmare di intervenire nelle prossime settimane. La prossima. Poi contemporaneamente gli restauri delle singole case. Qui vi faccio vedere un po' di case che abbiamo quasi tutte aperte. Facciamo scorrere adesso le immagini. Vedete i bellissimi pavimenti di Paquio Proculo che sono ritornati a splendere, la Fullonica di Stefano su cui si ritorna dopo lo scavo del 1913, e la Casa del Criptoportico con pitture di secondo stile di cui diceva Fausto Zevi, bellissime, con le terme private, il larario, eccetera, eccetera. La prossima, Casa della Venere in Conchiglia, anche questa restaurata e riaperta al pubblico. La prossima, Casa dell'Efebo, un'altra di queste grandi case dell'ultima generazione di vita di Pompei. La Casa di Ottavio IV, dove abbiamo ripristinato anche i giardini. Una delle sfide è stata anche quella di recuperare i giardini in maniera filologica, con analisi paleobotaniche, e laddove queste non erano presenti, ripristinando i giardini storici che Maiuri aveva già realizzato. Le preghiere di Giulia Felice sono un'altra delle case riaperte che per molto tempo chiuse, sempre con il proprio giardino, e poi abbiamo sperimentato anche con non solo facendo nuovi giardini, ma anche posizionando le statue in copia che erano in magazzino da tempo, perché dopo i tempi di Maiuri di esposizione degli originali ormai non era più il tempo. Però abbiamo riproposto con copie. Ovviamente la Casa del Cavecane, su cui si era scatenata la stampa, c'è un famoso articolo di Gian Antonio Stella di poco prima che arrivassi io, che denunciava lo stato di degrado di questo manufatto, l'abbiamo restaurato e l'abbiamo la prossima ripresentato con una nuova allestimento, con un vetro che lo protegge, che evita che le guide buttino acqua per far brillare i colori, e creando tutta una serie di problemi al povero cane che era pieno di incrostazioni, di calcare, eccetera, eccetera. Quindi si vede, ma è protetto. Qui guardate la prossima, prima e dopo i restauri della Casa della Fontana Piccola. La prossima, si vede molto bene come risplendono i colori, le paste vitree di questa fontana. La prossima invece è la Casa della Fontana Grande, sempre prima e dopo l'intervento. E la prossima, la Villa dei Misteri che ci ha fatto vedere Fausto Zevi, prima ormai era illeggibile, adesso, la precedente? No, vabbè. La Casa dei Vetti, come vedete prima e dopo gli interventi, questo è stato un altro scandalo pompeiano, chiusa per 15 anni. Problemi infiniti che non si capiva da dove bisognava riaffrontarli, non era stato fatto il collaudo statico dei vecchi restauri, quindi nessuno voleva prendersi la responsabilità. E i nostri ingegneri della segreteria tecnica ci sono riusciti, e così abbiamo riaperto almeno la parte dell'atrio e quella prospiciente, vedete prima dei lavori e dopo i lavori, e anche qui gli affreschi come ritornano nel loro splendore. La seconda tappa sarà quella di quest'anno, di restaurare il peristilio. Una cosa di cui siamo molto orgogliosi, e ha avuto anche molta eco nella stampa, è questo percorso che abbiamo chiamato Pompei per Tutti, perché è un percorso nato per disabili, ma che poi l'abbiamo trasformato in un percorso, una striscia che percorre Pompei per 3 chilometri di passeggiata in sicurezza, con superamento di tutte le barriere architettoniche, e adesso Pompei è un luogo accessibile con un percorso coerente che entra dall'anfiteatro, attraversa Via dell'Abbondanza, ma con la possibilità di vie alternative che sono tutte riportate in una mappa che distribuiamo gratuitamente ai visitatori, e che anche con il grado di difficoltà, e che permette di visitare tutta Pompei e tutti gli edifici, la prossima, principali, con superamento delle barriere architettoniche. Qui vedete un po' tutte le case che si possono vedere, la prossima ancora.
E qui vedete un po' che cosa è significato. Innanzitutto scavi lungo i marciapiedi, perché per realizzare il percorso bisognava scavare, con anche grandi scoperte per la storia di Pompei preromana, e poi per realizzare appunto il nastro. Lo scavo, vedete, per cui via Vicolo dell'Anfiteatro prima, e che era praticamente impercorribile per carrozzeria, e invece questo con il nastro, che è stato studiato anche con materiali compatibili, usando la pozzolana, delle malte speciali, in modo da non creare neanche quel stravolgimento dell'immagine di Pompei, che era stata anche celebrata da vedutisti dal 700 in poi. La prossima. E qui vedete, superamento delle barriere architettoniche, si è sperimentato un sistema anche artigianale per creare dei supporti in metallo per superamento di questi attraversamenti pedonali, e questo vedete la striscia che attraversa tutto il foro. Insomma, adesso è molto bello a Pompei vedere tanta gente in carrozzina che finalmente può visitare Pompei. Tutto questo è stato sorretto da un piano della conoscenza, che era un altro aspetto fondamentale. C'era stato un piano della conoscenza nell'80 fatto da Fausto Zevi, che era stato, se non sbaglio, con l'esercito era stato anche fatto, vero? Ed è purtroppo, come spesso avviene nelle pubbliche amministrazioni, poi è andato via Fausto, e tutta questa documentazione deve essere stata messa in qualche scatolone da qualche parte, non l'abbiamo più ritrovata. Io appena arrivai, lui mi disse: trovate questa documentazione, è una base eccezionale. Insomma, vabbè, non è stata più usata, però adesso la sfida è utilizzare tutto quello che abbiamo fatto, e Pompei è stata divisa in vari lotti con una gara d'appalto molto complessa, che è stata non solo aggiudicata, i lavori eseguiti, ma adesso tutto questo piano è stato realizzato, la prossima, e questo è quello che abbiamo fatto. Innanzitutto una nuova pianta. Pompei ancora si lavorava con una pianta 1500 che non permetteva di registrare gli intonaci, lo spessore dei muri, tutta una serie di aspetti. Invece il nuovo rilievo ad 1.50 è un po' una rivoluzione per Pompei, e questa è diventata la base per una documentazione archivio, una sorta di web GIS, dove tutto viene a confluire, la prossima, con foto ortorettificate di ogni muro, laser scanner dei principali edifici, quindi una documentazione assolutamente tecnologicamente avanzata, la prossima, che è stata poi andata a confluire in questo enorme archivio informatico, con delle schede sistematiche, dove veramente abbiamo una documentazione all'avanguardia, eccezionale per qualunque altro sito archeologico del mondo, e che spero possa essere usata come modello per tutti gli altri siti complessi e meno complessi di Pompei. La prossima. Contemporaneamente questo progetto di modernizzazione di Pompei ha affrontato la digitalizzazione. Noi avevamo un archivio fotografico straordinario, con decine di migliaia di lastre dall'Ottocento, appunto le prime decenni del Novecento, diapositive, negativi, patrimonio straordinario, non fruibile appieno, che finalmente è stato digitalizzato. Il progetto è finito proprio in questi giorni, adesso abbiamo finalmente un archivio digitalizzato di tutto il materiale fotografico. Cominciamo adesso col restauro invece della documentazione cartacea, i diari di scavo, tutte le famose librette, eccetera, che saranno anche queste digitalizzate. La prossima. Un altro progetto non poteva non interessare i reperti mobili, ma soprattutto i calchi, perché questa è un'altra storia strana di Pompei. I calchi sono forse la cosa più famosa di Pompei. Chiunque viene a Pompei vuole vedere i calchi e gli affreschi erotici, che sono l'amore e la morte, che traiono sempre il grande pubblico. E però i calchi, ci siamo accorti che non se ne conosceva né il numero, né dove erano, né quanti se ne conservavano. Il primo calco fu realizzato nel 1863 da Fiorelli, un altro geniale soprintendente, prima di Maiuri, del soprintendente dell'Unità d'Italia, che aveva inventato questa tecnica di colare il gesso nei vuoti lasciati dai corpi e poi restituire così l'ultima azione, l'ultimo movimento dei pompeiani sorpresi dall'eruzione. E da allora erano stati realizzati tutta una serie di calchi, bellissimi quelli dell'Ottocento, tra l'altro anche quella è una bella storia della tecnica in Italia. I calchi dell'Ottocento sono di un materiale straordinario, un gesso alabastrino che si conserva perfettamente, che fa vedere tutte le pieghe dei vestiti. I calchi del Novecento sono disastrosi, quelli di Maiuri hanno un materiale pessimo proprio. E, vedete, queste erano le foto di allora.
nell'antiquarium poi bombardato di Pompei, la prossima, una situazione di abbastanza precaria in cui erano stati poi lasciati questi calchi. Questi sono i calchi bombardati nell'antiquarium del 43 che Maiuri aveva depositato qui nelle Terme del Sarno, e lì erano, ma non se ne conosceva il numero, non erano stati inventariati. Quindi c'è stato un grosso progetto di catalogazione e di studio, la prossima, che è stata poi preliminare al restauro, perché molti erano in frammenti, le ossa andavano in qualche modo trattate, così come il gesso che le ricopriva. E questo è un lavoro delicatissimo, qui vedete le flebo ad uno dei calchi che è stato realizzato, la prossima. E poi ovviamente tutta una diagnostica fondamentale, abbiamo fatto le TAC ovviamente, questa è sponsorizzata dalla Philips, sia del cane, del maialino che abbiamo, sia degli altri, e per esempio qui è il bambino della casa del bracciale d'oro, di cui abbiamo scoperto tante cose. Innanzitutto c'è una bulla d'oro dentro ancora, e poi l'età, il sesso, lo status sociale, dai denti si vedono tante cose, questo l'età è un bambino di 4 anni, e quindi tutta una serie di dati nuovi sulle vittime di Pompei che adesso stiamo elaborando per la pubblicazione, la prossima. E poi ovviamente l'esposizione al pubblico, per cui si è creata una grande piramide, l'ha fatta l'architetto Francesco Venezia, che era temporanea, adesso non c'è più, per esporre all'interno i calchi. Questi sono i primi di Fiorelli, questo è il primo calco fatto in assoluto, tra l'altro un gigante, infatti si pensava fosse uno schiavo venuto dal nord, e che sono stati recuperati, pensate si davano per distrutti. L'unica pubblicazione, che è di un americano, Dwyer, su questi primi calchi, li dà tutti distrutti nel bombardamento, invece sono stati recuperati, restaurati ed esposti appunto al pubblico in questa piramide. Adesso invece sono in questi avambracci che erano stati realizzati e non usati negli anni precedenti, adesso ospitano i calchi, così è possibile vederli anche da fuori. La prossima. E poi il piano della fruizione fondamentale, che significa riaprire tutta una serie di case, qui appunto le case che erano aperte e quelle che abbiamo aggiunto nel 2015, poi nel 2016 se ne sono aggiunte molte altre, praticamente di quelle 20 restaurate ormai sono tutte aperte, grazie anche a questo nuovo personale di vigilanza, e che sono ragazzi giovani, che parlano più lingue, laureati, che quindi hanno anche la possibilità di accogliere in una maniera diversa i visitatori. La prossima. L'abbiamo pensato di realizzare delle guide che diamo gratuitamente in 8 lingue diverse, aprendoci anche alle lingue orientali, perché ormai il pubblico che viene dalla Corea, dalla Cina e anche dalla Russia è in grande salita, con una nuova mappa sempre appunto distribuita gratuitamente, la prossima. E poi ovviamente un piano della frizione che sfrutta anche tutte le tecnologie più avanzate, ci sono app che adesso stiamo per rendere fruibili, luoghi in cui si è utilizzata la realtà virtuale, la realtà aumentata, ma soprattutto ci siamo aperti ai social e media, quindi abbiamo aperto Facebook, Instagram e Twitter, e chi è questi social ci può seguire, quindi essere informato quotidianamente su tutto quello che accade a Pompei. La prossima. E quindi poi un piano di museo diffuso in cui ci siamo un po' ispirati anche a Maiuri, a quell'idea che aveva di rimusealizzazione all'interno di alcune case, e abbiamo riaperto per esempio l'antiquarium che era stato bombardato nel 43, riaperto proprio da Maiuri nel 48 e poi chiuso definitivamente col terremoto dell'80, che diventa un po' un visitor center, poi vedremo, e poi una serie di luoghi di interesse all'interno che sono per la dimusealizzazione, per esempio nella Palestra Grande un braccio è utilizzato per esposizione permanente con bellissimi affreschi di Moregine che vengono da un edificio nell'area del porto di Pompei, trovato con i lavori per la Salerno Reggio Calabria, e l'altro lato invece per mostre temporanee. L'anno scorso abbiamo fatto la mostra Pompei e l'Egitto, adesso inauguriamo ad aprile Pompei e la Grecia, e poi anche nell'anfiteatro i bracci vengono a essere realizzati per mostre fotografiche. Adesso è in corso una mostra sui Pink Floyd, che lì avevano suonato nel 71, il famoso Live at Pompei, e adesso lì ci sono i documentari, c'è il backstage, ci sono tutte le foto di quell'evento. E la prossima. Ed ecco qui in questo visitor center il plastico che abbiamo realizzato, che è interattivo, con tutta una serie di
una presentazione di quello che il visitatore andrà a vedere in inglese, con ovviamente gli edifici che si illuminano mentre la voce narrante spiega Pompei, racconta Pompei, non bene come Fausto Zevi, però in maniera adeguata al grande pubblico, e con ovviamente ricostruzioni virtuali degli edifici che appunto mostrano come erano al momento dell'eruzione. La prossima? Ma non solo virtuale, l'idea è stata quella, ricollochiamo gli originali nelle case, laddove possiamo, abbiamo riallestito la Fullonica di Stefanus con gli oggetti originali, qui invece la Villa Imperiale dove abbiamo ricreato un triclinio con ovviamente i letti in copia, ma gli arredi sono quelli originali, tutto il vasellame in ceramica, in vetro, in bronzo, le lucerne sono originali e questo appunto si può vedere come era un ambiente di soggiorno, in questo caso un triclinio, in una casa di lusso antica come la Villa Imperiale. La prossima. L'antiquarium è stato invece utilizzato come un luogo, come già era all'inizio, di esposizione. Qui abbiamo fatto un'esposizione sui santuari pompeiani che permettono di far capire la diacronia, cioè quanto la storia di Pompei è lunga, inizia alla fine del VII secolo a.C. e finisce nel 79, e solo i santuari di Pompei possono un po' esprimere questa lunga durata della storia di Pompei. Qui sono le statue di un santuario extraurbano in terracotta che sono state esposte. La prossima. Vedete le sale riallestite in maniera contemporanea con i reperti che vengono dai santuari, ma anche recuperando le vetrine di Fiorelli o di Spinazzola, restaurandole per appunto esposizione di materiali, anche proprio per far capire come questa Pompei in fondo è stata rivissuta, ripensata da ogni generazione. La prossima. E poi mostre temporanee come questa che adesso ancora arricchisce la visita a Pompei, la mostra di Mitorai, dove le gigantesche sculture dello scultore franco-polacco sono disseminate per tutta Pompei, qui lo vedete con il presidente Mattarella che è venuto per l'inaugurazione, e un centauro nel foro, qui nella basilica, che sarà aperta ancora fino al 2 maggio, per chi non ha ancora vista, la prossima, e la mostra invece fatta con il regista Adrian Maben, che era, appunto, aveva fatto il film Live at Pompei, che è dedicata appunto al famoso gruppo che qui aveva realizzato questo video, e dove quest'anno, come sapete, abbiamo riavuto David Gilmour con una Riaprendo l'anfiteatro ai grandi spettacoli. La prossima. Quindi non ci resta che ricordare tutti quelli che hanno contribuito a tutto questo cambiamento e invitarvi a vedere le novità che quest'anno arricchiranno Pompei e in particolare la riapertura del Teatro Grande in collaborazione col Teatro Stabile di Napoli, dove quest'anno ci sarà la drammaturgia antica. Grazie dell'attenzione. Adesso ci risente. Strinati. Così a Pompei si parlava osco, greco, latino, fino al 79. Poi non ha parlato nessuno per secoli. Poi, dal momento della riscoperta, a Pompei per molto tempo, a Ercolano, si è parlato francese, tedesco, inglese. Pensate che, per fare soltanto un esempio tra mille che si potrebbero fare, il primo imprenditore che ha pensato di sfruttare economicamente le scoperte che avvenivano a Pompei è stato
un vasaio inglese, Wedgwood, Josiah Wedgwood, che già nel settimo decennio del Settecento, negli anni Sessanta, cominciava a produrre vasi, oggetti, elaborando delle tecniche molto raffinate per riprodurre la ceramica pompeiana, questa fabbrica che Wedgwood creò e che tra l'altro si chiamava Etruria, tanto per dare una visione, se vogliamo, confusa. Ma insomma, è stata memorabile e ha marcato un gusto, una moda, possiamo dirlo, possiamo usare questo termine correttamente, la seconda metà del Settecento, che ha diffuso il culto del neoclassicismo nelle dimore, naturalmente, dimore più ricche, doviziose, più colte, determinando un impulso formidabile a quello che poi viene ricordato nella storia come il Grand Tour, le visite degli intellettuali, degli imprenditori anglosassoni, appunto francesi, tedeschi, in Italia e particolarmente in quell'area, per assorbire gli elementi essenziali della, quelli che erano considerati gli elementi essenziali del sapere e soprattutto della civilizzazione dell'uomo moderno. Non è un caso che il grande flusso di pensiero che poi noi denominiamo con una etichetta univoca l'illuminismo va a confluire in questo momento di risveglio fisico e concettuale dell'antico individuato lì a Pompei. Prima che a Pompei si parlasse italiano ci è voluto tantissimo tempo. Oggi però è così, vedete, cioè nel pieno rispetto ovviamente di quella apertura linguistica che contraddistingue i nostri tempi e che contraddistinse l'antico, per cui il professor Rosanna giustamente ha appena ricordato che adesso a Pompei si deve parlare tutte le lingue del mondo, insomma, quelle orientali, le nostre, ma effettivamente questo fatto riflette quella universalità della cultura pompeiana che per molto tempo non si è affatto identificata con la radice culturale ideale italiana. L'Italia non esisteva nel Settecento, certo, ma certamente esisteva una dimensione di radice culturale italiana che in realtà per molto tempo non è stata legata in modo così profondo con Pompei, perché Pompei era scavata da Carlo di Borbone e dai suoi successori, era studiata dai grandi archeologi francesi, era frequentata e era oggetto di vero e proprio culto soprattutto nell'area anglosassone. Si mandava a Goethe la documentazione delle grandi scoperte perché da quel lato da quella parte della cultura europea era più profondamente radicato il culto della classicità. Era Winckelmann che scriveva la storia dell'arte dell'antichità. Questo non toglie che l'Italia pullulasse all'epoca e oggi più che mai di studiosi competentissimi sull'argomento. Tuttavia la appropriazione alla nostra storia, al nostro desiderio di vivere, di conoscere, di coltivare quelle discipline, in realtà è una acquisizione molto più moderna. Oggi credo di poter dire che abbiamo vissuto insieme una davvero memorabile giornata in tal senso, acquisendo tante informazioni e soprattutto
recependo questo grande afflato ideale che rende poi davvero così importante e così giusto il lavoro e la ricerca di cui i professori Zevi e Osanna ci hanno parlato. Il prossimo incontro, cari amici, sarà domenica 26 febbraio, con lo stesso orario, alle ore 11. Il tema, il titolo dell'incontro è Le tranquille dimore degli dèi, e il sottotitolo dice Ville di delizia dell'aristocrazia romana in età imperiale tra Lazio e Campania. Due eminenti studiosi attivi presso l'Università di Roma ci parleranno di questo argomento, Eugenio La Rocca e Stefano Tortorella. Insomma, di che cosa parleremo? Le ville, la villa romana, un altro tema monumentale, universale, e possiamo ritenere che quindi ci darà grande soddisfazione, così come ci è stata data oggi. Arrivederci e buon pranzo. Un attimo, volevo solo ringraziare naturalmente ancora i professori Claudio Strinati, il sovrintendente Osanna e il sovrintendente Zevi, e mi ha fatto un po' impressione, illustri accademici, scoprire che c'era un teatro da 5.000 posti e un Odeon in una città di 20.000 abitanti, quindi vuol dire che era veramente un luogo di spettacolo, una città spettacolo. E poi una battuta veloce, professor Strinati, il rosso pompeiano, una curiosità, perché questo celebre rosso era solo a Pompei o... Facciamolo dire ai nostri... No, una cosa veloce, cioè proprio... Abbiamo invitato i massimi studiosi, facciamo spiegare... Questo famoso rosso pompeiano, che cosa, che cos'è? Che è il rosso pompeiano? Spiega perché... Dategli la voce. Microfono, grazie. Il rosso pompeiano perché è particolarmente celebre? È uno dei colori di Pompei. È il cinabro, che è un colore ben conosciuto nell'antichità. Che però ha connotato in particolar modo come dire, le pitture paretali di Pompei, poi riportate... Ma evidentemente ha colpito molto quando sono state scoperte le prime pitture di Pompei, questa vivacità dei colori, e in particolare il rosso, è stato chiaramente un punto di riferimento in qualche modo, è diventato un po' un logo di Pompei. In qualche modo. Una specie di logo, sì, è vero. Allora, io vi ringrazio, vi rimando alla prossima, ma voglio che ve ne andate da questo luogo dove abbiamo vissuto un bellissimo viaggio del patrimonio italiano con un pensiero a ciò che ancora accade a Palmira. Voi sapete che abbiamo ospitato Mahmoud Abdulkarim, il responsabile di antichità siriane, l'anno scorso, in una delle nostre conversazioni sulle rovine, che ci aveva messo, come dire, sotto gli occhi quello che succedeva. Abdulkarim non si è mosso da Damasco, resiste, però purtroppo Palmira, come avete visto ieri, l'altro giorno su Repubblica, lui ci denuncia che la scena France del teatro greco-romano è stata violata, e anche un altro tempio. Quindi ogni tanto pensiamo anche ad altri siti di cui parleremo l'anno prossimo. Proprio perché l'abbiamo avuto qui, vorrei che il nostro pensiero andasse anche a quel patrimonio straordinario. Buona domenica.